La fibrillazione atriale è la più frequente delle aritmie, delle tachicardie che si possono incontrare nella pratica quotidiana. Si stima che sotto i 60 anni l'1% della popolazione possa avere fibrillazione atriale e dopo gli 80 anni andiamo anche all'8-9-10%. Ma questo non ci aiuta a capire l'essenza del problema e dobbiamo appoggiarci per forza a qualche piccolo schema che potrete vedere nel cartoon. Il cuore è formato da quattro camere, due maggiori che sono i ventricoli e due minori che sono gli atri. La normale successione del battito è imposta dal sistema di eccitoconduzione che dà coerenza, regolarità e adeguatezza al ritmo. In certe condizioni, quali la fibrillazione atriale, gli atri perdono questa capacità di contrarsi in maniera sincrona, pertanto le pareti dell'atrio non battono, vibrano, fibrillano e non contribuiscono alla gittata cardiaca, per cui due camere su quattro non pompano gli atri. Il paziente è in vita, ma non ha esattamente quello che dovrebbe avere. Noi la vediamo così, la fibrillazione atriale, registrata con un banale elettrocardiogramma. L'essenza della fibrillazione atriale, prima di andare avanti, si può desumere da questi cartoon. Non è solo il ritmo irregolare che crea dei problemi clinici. L'atrio che fibrilla dà innanzitutto una sensazione strana e sgradevole di cardiopalmo, cioè di cuore irregolare. Non batte, quindi non contribuisce alla portata cardiaca complessiva, ma in modo particolare è responsabile di possibili episodi cardioembolici, cioè le pareti dell'atrio ferme, fibrillanti, possono ospitare e indurre la formazione di coaguli che possono andare al cervello. Esistono ovviamente diversi tipi di fibrillazione, ma la cultura ufficiale non è stata in grado a tutt'oggi di categorizzarle in maniera adeguata. Noi ci accontentiamo di parlare di fibrillazione atriale parossistica quando va e viene spontaneamente, persistente quando viene la fibrillazione ma passa solo in virtù di un intervento medico, farmacologico, elettrico, o permanente. La definizione di permanente è molto interessante perché al di là dell'aspetto clinico, anatomico, elettrico, c'è l'aspetto politico, cioè c'è un momento in cui il medico, il cardiologo, accetta che per quella fibrillazione non si possa fare altro e si limita a trattarla come fibrillazione atriale cronica. Non conosciamo a fondo l'elettrofisiologia specifica di tutti i meccanismi. Si ammette però che nella maggior parte dei casi ci sia una dilatazione, una sofferenza elettromeccanica degli atri, per cui a sostenere la fibrillazione atriale ci sono in massima parte tutte le cardiopatie, vizi valvolari, cardiopatia post-infartuale severa, ma ci sono anche delle persone che hanno una fibrillazione atriale in un cuore perfettamente sano e sono quelli che in fondo sono la sfida maggiore per noi che ci occupiamo della metodica. Se volessimo ipotizzare e quindi screenare in partenza popolazione a rischio, sicuramente pazienti cardiopatici, pazienti obesi, pazienti che fanno sport di endurance pesanti, sono dei pazienti sicuramente esposti, ma forse la causa più frequente, più occulta e più insidiosa è la cosiddetta cardiopatia ipertensiva. La pressione molto alta è totalmente asintomatica, a dispetto dei luoghi comuni che vedono l'emicrania, la cefalea ed altri sintomi specifici come espressione di severa ipertensione. In realtà la pressione molto alta non si sente, ma danneggia nell'arco dei lustri, dei 5-10 anni, gli organi, li fa invecchiare prima. E probabilmente la causa più frequente della fibrillazione atriale apparentemente idiopatica in realtà è dovuta al danno dovuto all'ipertensione alta, molto alta. Se ci chiediamo quali pazienti ci cercano come cardiologi, devo dire che almeno un 30% di pazienti non avverte la fibrillazione. Esiste però un buon 70% di pazienti che ci cerca perché ha cardiopalmo, cioè ha la sensazione di cuore irregolare e talvolta stupidamente veloce, perché ha dispnea, mancanza di fiato. Mancando due camere su quattro, il paziente non è in grado di fare esattamente quello che poteva fare prima. E purtroppo c'è anche qualcuno che arriva a noi dopo che ha avuto un ictus in una condizione, in un momento del tutto inatteso. Ci dobbiamo chiedere come fare a fare la diagnosi. Se il paziente ci ha cercato
perché uno di questi disagi prima deposti, per esempio la dispnea o il batticuore, basta il semplice, umile ed economicissimo elettrocardiogramma. In realtà ci sono delle strategie ulteriori e successive, perché la fibrillazione può essere parossistica e quindi non può essere presente nel momento della visita. Ci sono delle tecniche di registrazione a lungo termine, come il semplice oltre, ma si va oltre il semplice oltre delle 12 e delle 24 ore. Ci sono dei dispositivi elettronici di autoregistrazione on demand, talvolta integrati nello smartwatch, talvolta addirittura impiantabili. Se il clinico ritiene, possiamo arrivare anche ad impiantare un chip di pochi grammi di peso che registri per 3 anni tutta l'attività cardiaca e quindi possa aiutarci a vedere episodi occulti di fibrillazione atriale. Ovviamente, fatta la diagnosi, ci poniamo il problema di che cosa fare per questi pazienti. Bisogna allestire delle strategie di contenimento, di eradicazione, di palliazione della malattia. Purtroppo non abbiamo la possibilità di eradicazione completa della fibrillazione, quindi dobbiamo gestire gli effetti collaterali e palliare la malattia. Solo eccezionalmente riusciamo ad eradicarla. Quali sono le tecniche? Banalmente, in acuto, se il medico lo ritiene, la cardioversione elettrica, come vedete nel cartoon, applicata con due piastre adesive, può risolvere al momento il problema. Ma ovviamente questa tecnica non eradica il problema, si limita a trattarla al momento. È molto più interessante la tecnica di prevenzione, banalmente i farmaci, che sono talora poco efficaci e sono in realtà poco usati e con poca convenzione. In pratica si usa una certa classe di farmaci nei pazienti sanissimi ed un'altra classe di farmaci, come l'amiodarone, solo nei pazienti molto scompensati. Abbiamo ormai da 30 anni in clinica, in elettrofisiologia, una tecnica straordinaria che è quella dell'ablazione transcatetere, cioè che ci permette di abolire, ablare, bruciare nel cuore i focolai responsabili delle aritmie. Talora con una precisione che ha dell'incredibile, infatti si parla di medicina di precisione, talora con risultati più scarsi. Dal momento che la fibrillazione non è una condizione del tutto nota, noi possiamo solo limitarci con la tecnica dell'ablazione a ridurre, palliare i sintomi, cioè a ridurre il carico della fibrillazione. Nello specifico della fibrillazione atriale, dobbiamo isolare le vene polmonari dalle quali si ammette che molto spesso parta, si inneschi la fibrillazione atriale. Le due tecniche prevalenti sono due. La tecnica punto-punto, che consiste nel fare con un catetere tanti punti fino a delimitare un'orbita intorno alle vene polmonari, e quindi isolarle elettricamente ed impedire che dai focolai aritmogeni esca corrente che possa indurre la fibrillazione, o con un pallone a freddo che si chiama crioblazione, che è molto più veloce e con una sola applicazione isola in toto ed in blocco la vena polmonare. Si deve ribadire che al dispetto della apparente complessità della procedura da un punto di vista tecnico è relativamente semplice, in modo particolare la crioablazione, ma i risultati attesi non sono quelli realmente voluti dal paziente, per cui bisogna essere molto cauti nel promettere guarigione al paziente. Per un'ablazione che decorre non complicata, i tempi attesi sono quelli attesi di un'ablazione convenzionale, quindi 2 o 3 giorni, non di più. Dal momento che è stato anticipato che l'ablazione non è una tecnica eradicante, ma solo palliativa, si può anche proporre una seconda o terza procedura, nel razionale di non essere riusciti nella prima seduta ad isolarle tutte, o meglio di averle isolate e purtroppo aver visto la recidiva. L'importante è essere estremamente onesti con se stessi e con il paziente, non garantendo e promettendo quel meraviglioso 80-90% di possibilità attesa di successo che abbiamo nelle aritmie più convenzionali, come il flutter, la tachicardia ventricolare o altre forme.
C'è da chiedersi qual è la miglior terapia da fare dopo l'ablazione. La cosa più importante è somministrare l'anticoagulante, che innanzitutto è quasi sempre il compagno obbligato quad vitam dei pazienti che hanno la fibrillazione, ma in modo particolare nell'immediato post procedura si può avere un aumento di rischio embolico, quindi l'importante è fare l'anticoagulante. Data l'incertezza di cui ho parlato all'inizio in merito ai meccanismi di innesco, in realtà noi non siamo in grado di stilare un vero e proprio vademecum. Realmente però ridurre l'assunzione di alcol, ridurre il peso, ridurre il carico di sport particolarmente gravosi, come per esempio il sollevamento pesi, pur non essendo molto diffuso, sicuramente aiuta, ma basterebbe consigliare uno stile di vita sano, come il mantenere il peso, fare attività fisica e ridurre l'alcol, per avere sicuramente un impatto importante. In clinica questa si chiama upstream therapy, cioè una terapia da cominciare molto prima che l'episodio si sia verificato e quindi in tempi giovanili, e quindi in fondo di consigliare uno stile di vita assolutamente sano. Si parla molto spesso di attacchi di cuore, di tachicardia, di ansia, si sopravvalutano alcuni aspetti come l'ansia, lo stress, e si pensa che lo stress possa dare fibrillazione atriale, solo perché spesso la fibrillazione atriale è molto veloce, come è veloce il cuore di chi è un po' ansioso. In realtà i due fenomeni sono del tutto dissociati e paradossalmente, in maniera controintuitiva, chi ha un regime, noi lo chiamiamo neurosimpatico un po' esaltato, chi ha un po' di ansia è leggermente protetto e non facilitato nell'avere l'innesco di fibrillazione atriale. Così come sono descritte spesso dai pazienti dopo grosse mangiate, compressioni da parte dello stomaco sul cuore, in realtà queste cose non le vediamo e non sono descritte in maniera rigorosa in letteratura. Perché chiederci perché l'ansioso è protetto? Perché sappiamo che il sistema simpatico, che è quello che domina durante la giornata e ci dà la carica per superare l'ansia e lo stress, predomina nelle ore mattutine e pomeridiane. Di notte, quando predomina il vago, che è il nervo che abbassa la frequenza del cuore, vediamo più fibrillazione atriale. Quindi abbiamo la percezione, che è paradossale, che sia il momento di assoluta quiete in cui predomina il vago, quello in cui più facilmente si innesca la fibrillazione atriale. Invece il paziente che è spesso sveglio e ha un regime di tensione, di ansia un po' più alto, spesso è protetto.